Assessore Viggiano, buongiorno. In pace, 57 famiglie vengono mandate a casa, dipendenti dell'AMIO. Noi stiamo presentando un ordine del giorno per salvare queste famiglie. Lei è un assessore, non può firmare, ma le sembra giusto licenziare queste famiglie, questi dipendenti, e quindi mandare sul lastrico queste famiglie? Come me lo sta chiedendo? Come consigliere comunale? Consigliere comunale, come consigliere. Perché sta con la telecamera? Per far sentire ai cittadini. Come consigliere? Sono consigliere. Io ho una stanza al secondo piano. No, diciamo la cittadina. Ho una stanza al secondo piano che è aperta a tutti i cittadini. Quindi vogliamo aiutare queste famiglie. Quando vorranno parlare con me, lo devono sapere. Anche in mezzo alla strada ci prendiamo un bel caffè. Se lei fa il consigliere comunale, un po'. Il consigliere, io voglio difendere i lavoratori. Io voglio lavorare. Perché le fa paura il microfono? A me. Allora risponda. Risponda. Un ordine del giorno stiamo facendo. Intervista e quindi facciamo. No, stiamo parlando tra colleghi. Lei deve smettere. Le assessori. No, nessuna confusione. No. Consigliere, no. Se lei è giornalista, è giornalista. Per far sentire meglio, se no, senza microfono non si sente. La sua voce non si sente. Ascolta comunque. E vede anche. È dalla parte dei lavoratori. Io sono sempre dalla parte di coloro i quali vanno aiutati. Se l'azienda sta facendo un'operazione di questo tipo, nella quale nelle scelte dell'azienda noi non c'entriamo, io non conosco le carte, non conosco quali sono le motivazioni per le quali. Sì, ma 57 persone vanno a chiedere l'elemosina. Questa procede, nessuno deve chiedere l'elemosina. No, di fatto vanno a chiedere, se le licenzi, nessuno deve, se uno le licenzia, verranno attuate nelle sedi opportune tutte le attività. Ricollochiamo. Tutte le attività. No, ricollochiamo. Assessore, i lavoratori devono stare tranquilli. Ma li state licenziando? Non li sto licenziando. Lei, l'AMIU. L'AMIU è una partecipata del comune. Chima risponde per le scelte aziendali. Beh, che fa. Ma può intervenire l'amministrazione? Non creiamo commissioni. No, l'amministrazione. Lei è bravo a creare commissioni. No, lei già fa commissione. È una partecipata socio unico del comune. Il comune è socio unico, no? L'assemblea dei soci è un paio di maniche. Nel momento in cui ci sono delle motivazioni, io non conosco le carte. Ma dico, ma li salviamo queste persone? Quando? Salviamo, siamo buoni. Quando è Natale. Il lavoratore ha dei diritti, quei diritti vengono fatti. Però ora vengono calpestati. Nel mondo romano c'era la rupe tarpea, gli invalidi venivano buttati da sopra. Non si deve permettere. Ora voi state buttando questa gente giù. Certo, mi permetto, perché voi state umiliando questa gente sofferente, questa gente invalida. Io sto facendo il consigliere in questa sede. Il consigliere, sto facendo il consigliere. Lei non aiuta la città così, non l'aiuta. State abbandonando. Voce a questa persona. Questa persona non viene negli uffici a parlare. E che devo perdere tempo con te? Io sto con la gente, amica.